Il dolore evolutivo e il dolore fine a se stesso. Abbiamo disimparato ciò che veramente ci serve per vivere bene in questa vita, ovvero il significato delle cose in questa terra ha sempre due aspetti. Questa è parte della dualità, questa è parte della regola principale probabilmente dell'esistenza su questo pianeta, che è il fatto che esistono delle polarità come unità inscindibile. Ciò vuol dire che sono possibili entrambe allo stesso momento. Questa è una bellissima notizia, perché se c'è la paura c'è la possibilità del coraggio, no? E così via, se c'è la luce c'è la possibilità dell'ombra, se c'è l'ombra c'è la possibilità della luce, eccetera, eccetera. Ma cosa significa il dolore fine a se stesso e il dolore evolutivo? Cioè, io posso soffrire, perché spesso mi viene detto: no, ma io la scarico la rabbia, mamma, io la sento la paura, le mie emozioni, la mia tristezza, io piango tanto, io ho pianto per anni, anni, anni e non mi ha cambiato assolutamente nulla. Quindi a un certo punto uno dice: ma sto esprimendo o non sto esprimendo? Ho scoperto di essere congelata nonostante io avessi pianto l'infinità di lacrime da quando ero piccola fino all'età di 40 anni. Quindi cos'è che realmente stavo congelando? La comprensione profonda di quelle lacrime stavo congelando, la vera origine di quel disagio stavo congelando, perché qui è il punto. Noi rimaniamo in uno strato più superficiale. Questo sarà un tema che io porterò al convegno di ottobre, guardarsi dentro proprio per comprendere quando è che stiamo andando sotto alla radice, e c'è veramente la possibilità di sradicare quel programma che mi sta facendo ripetere, ripetere quell'emozione, quel pensiero, quel comportamento, quel carattere, no? Quella personalità, quel pezzo di personalità, o io sto rimanendo continuamente nella superficie, ripetendo quel dolore, quel disagio N volte senza mai uscirne, quindi la famosa ruota del criceto. Quello è un dolore fine a se stesso. Quindi, per usare il dolore in modo evolutivo, io devo permettermi di andare alla radice di quel dolore, cioè dove si è originato, cosa ha poi scatenato, quale struttura si è costruita sulla radice di quel dolore lì. La radice di quel dolore viene da quando noi siamo infanti, sono accadimenti sporadici, puntuali, che hanno in un qualche modo ferito profondamente il mio cuore, e che quindi hanno costruito una corazza, e su quella corazza si è costruito una modalità di comportamento, di azione, di pensiero, di emozione. Quindi le nostre emozioni sono programmate, cioè fanno parte di programmi, i nostri pensieri sono programmati finché noi non andiamo a dissolvere quello che c'è sotto. Ecco perché noi non possiamo farlo da soli, perché la radice rimane nel nostro inconscio profondo, sotto il livello di coscienza, a diverse profondità, in base a quanto intenso è stato l'impatto di quell'evento. E spesso quell'evento non è un evento catastrofico, ma può essere una frase, può essere uno sguardo che ha ovviamente agganciato un tema che la mia anima già portava alla nascita, per cui ecco che i nostri genitori diventano i nostri più grandi maestri in un senso evolutivo del termine, ovvero coloro, quelle anime che si sono offerte per risvegliare le nostre ferite profonde, quindi che fanno il lavoro sporco, il lavoro scomodo, e deve essere frutto di un grande amore. Ecco perché l'attaccamento a loro è così viscerale, sanguigneo, e che quindi diventano strumenti, canali per la nostra liberazione e non per i nostri mali. Ma ovviamente per arrivare a questo io devo cambiare visione delle cose, ho bisogno di un percorso che mi permetta piano piano di costruire una nuova modalità con cui io guardo me stessa e la vita, e quindi il mio dolore diventa evolutivo e non più fine a se stesso. E allora io soffrirò quel tanto che mi serve per andarmi a liberare, invece di soffrire fine a se stesso, quel tanto che mi serve per ripetere sempre lo stesso schema. Sta a noi scegliere oggi quale strada prendere.